Buonasera a tutti, sono Belinda Gottardi, sindaca di Castelmaggiore. Sono qui a darvi il mio benvenuto alla rassegna online di Condimenti Off. Avrei preferito ritrovarvi a teatro o negli altri luoghi della cultura, ma la situazione della pandemia ci impone di pensare a nuove forme di spettacolo e di incontro. Ci stavamo ritrovando nelle piazze, nei parchi, nei teatri. Ritenevamo anche di farlo in sicurezza, ma il nuovo decreto ci impone invece di rinunciare agli incontri in presenza. Condimenti Off è la nostra rassegna che si occupa del connubio tra la convivialità del cibo e della cultura. Il cibo lo accantoniamo per i tempi migliori. Ma oggi vogliamo ritrovarci qua con il teatro, con la musica, con i nostri autori. Non possiamo farlo di persona, ma la cultura ha anche la bellezza della creatività e delle risorse alternative. Per cui, non potendoci vedere, ci vediamo attraverso il mezzo informatico, attraverso la rete, e per noi è un modo per resistere, per andare avanti, per dire ci siamo, continuiamo, teniamo botta, per usare un termine bolognese, e contiamo di ritrovarci presto. Ma nel frattempo non rinunciamo ai nostri appuntamenti e ci ritroviamo qua con qualche appuntamento online, ma per stare insieme con teatro, musica e autori. Buona serata. Buonasera, sono Raffaella Tamba, sono qui in qualità di rappresentante del Centro di Lettura e Biblioteca Volontaria L'Isola del Tesoro di Trebbo di Reno, di cui dopo avrò il piacere di dirvi due parole. Prima però vorrei presentare l'iniziativa che mi vede moderatrice questa sera ed è una rassegna culturale di Condimenti Off, un appuntamento speciale che in questa rassegna curata da Arti Culture Bottega Bologna per il conto del Comune di Castelmaggiore ha indetto un appuntamento speciale dedicato agli autori e alle autrici di Castelmaggiore. Stasera sarà un mini festival che li vedrà per pochi minuti ciascuno alternarsi su questo palco per presentare il loro lavoro, presentare se stessi e il loro lavoro. Io vorrei segnalare a tutti la biblioteca che è presente a Castelmaggiore. Ho detto prima che è una biblioteca volontaria perché è nata da un gruppo di cittadini di Trebbo che hanno voluto creare una biblioteca con tutti i servizi tipici di una biblioteca, quindi prestito libri, iniziative culturali, incontri con l'autore. Abbiamo anche organizzato un festival che si tiene ogni anno a giugno. È un luogo di incontro che si è dimostrato molto accogliente e che chiama autori anche da tutta Italia. Per cui io vi ringrazio di questa attenzione, di questo ascolto della nostra iniziativa e vorrei continuare la serata perché sono sicura che sarà una serata accattivante per tutti. Sarà bello conoscere queste persone che probabilmente molti di voi conosceranno già, ma che vedrete stasera in una veste un po' diversa da quella che siete soliti vedere. Siamo qui adesso a far entrare la nostra prima autrice della serie che presenteremo stasera. Benvenuta Claudia Piccinno. Buonasera. Buonasera a tutti. Claudia è di Castelmaggiore, docente, traduttrice, autrice di numerosi libri di poesia. È direttrice per l'Europa del World Festival Poetry, ambasciatrice per l'Italia del World Institute for Peace di Istanbul e altri enti dediti alla pace. È benemerita del Comune di Castelmaggiore, per meriti culturali, ha ricevuto, la premiazione con l'Ape d'Argento l'anno scorso. Responsabile della rubrica Poesia per la Gazzetta di Istanbul, editor per l'Europa della rivista turca Papyrus, edita da Artshop. Collabora con vari blog e riviste cartacee, tra cui Menabò e Il Porticciolo. Claudia è una grande scrittrice, all'attivo adesso ha 38 pubblicazioni fra le sue e quelle di traduzioni di altri autori. Stasera siamo qui a presentare
un libro in particolare. Ce ne vuoi parlare? Sì, salve a tutti. È la prima volta che presento questo libro, che non è un libro di poesie, quindi per me è sicuramente una novità. Il libro si intitola Asimov, un volto inedito, ed è un saggio dedicato a questa figura, speciale, nota a tutti per la fantascienza, per la sua incredibile produzione appunto di libri di science fiction. Io invece sono andata a scovare un'opera diversa. Parlo qui di Azazel, che è un'opera, un insieme di racconti fantasy. Quindi per la prima volta rivelo un volto diverso di questo scrittore, soprattutto sono racconti dal tono fortemente umoristico. Quindi ci sono delle gag esilaranti che io però analizzo facendo anche un paragone con gli antesignani. Il vero e proprio antesignano di questo libro Azazel, fu una novella che appare in una rivista letteraria in America e si chiamava Pari e Patta. E qui abbiamo già il protagonista Griswold, che poi nel libro Azazel diventa George, quindi gli cambia il nome Asimov, che aveva dei poteri speciali, sovrannaturali. Appunto quelli di evocare un demone. Questo demone è il protagonista del libro Azazel, si chiama Azazel, alto 2 cm, e ha una funzione divertente e benefica perché lui vuole portare armonia laddove vige il caos. Quindi c'è tantissima ironia anche su quella che era la società degli anni 80 in America. E quando Reagan aveva liberalizzato appunto anche internet per tutti, e Asimov fa un dono profetico, cioè lui già vedeva, pur essendo scrittore di fantascienza, innamorato di queste scienze futuristiche, eccetera, vedeva il pericolo di questa società umana che sarebbe diventata schiava poi delle tecnologie, come effettivamente siamo. Quindi, insomma, sono andata a scovare proprio un'opera diversa da quella che lui abitualmente, per quelle che lui abitualmente è noto, e in questi 18 racconti sono andata a vedere un po' di paragoni anche con gli antesignani storici, tipo i Contes philosophiques, per esempio, oppure l'umorismo di Swift. Un altro parallelismo che ho curato in questo libro è quello tra Asimov e Woodhouse. Però mentre Woodhouse ironizza sulla sua società inglese edoardiana e lo fa con una prosa robusta da bravo scrittore dell'Ottocento, Asimov usa un linguaggio molto colloquiale, come il suo solito. Un linguaggio semplice alla portata di tutti che consentiva anche a chi non era magari esperto del settore di comprendere anche argomenti difficili. Qui ci sono racconti anche di telecluzzismo sul Saser, quindi terminologie anche. Anche se vogliamo un po' complesse, che però lui spiega con parole semplici. E quindi insomma un libro alla portata di tutti, come tutti i libri poi di Asimov, se vogliamo. Infatti, quando gli si chiedeva: ma tu cosa consigli al popolo per istruirsi?, lui diceva ironicamente di leggere i miei libri, insomma, perché lui insomma aveva questo stile molto semplice e amava parlare di tutto. Ecco, mi piace anche citare il maggiordomo di Woodhouse, Henry, che ripercorre per alcuni versi un po' le malefatte di George, però George appunto nel XX secolo e lo fa poi per procacciarsi, insomma, da vivere perché era uno sfaccendato, invece lui era un maggiordomo, però entrambi hanno questa attitudine a risolvere i guai delle comunità in cui abitano, in cui si aggirano. E quindi questo, la figura di Azazel è molto particolare, questo demone di 2 cm che riposa nel taschino di George. George è il coprotagonista dei racconti, quindi l'alter ego dello stesso Asimov, dello scrittore. Un pregio di questo libro è che hai citato alcune parti in lingua originale Sì. con la traduzione, per cui. Esatto, sì, io ho inserito dei brani in inglese proprio di Azazel, del libro dello scrittore, e ho messo le mie traduzioni per semplificare appunto per i non addetti ai lavori. Un libro che non è solo per gli appassionati di Asimov, sebbene questo sia il centenario della nascita di Asimov, quindi ci tenevo a pubblicarlo nel 2020, poi.
per tutta la situazione pandemica non ho potuto promuoverlo prima, però ecco un libro che anche per gli studenti, gli universitari, gli appassionati può essere molto utile, insomma, per approfondire proprio a tutto tondo la figura dello scrittore scomparso. E conoscerne un lato che era sicuramente più nascosto. Esatto. Grazie, esatto. Claudia, grazie. Grazie a voi, ne approfitto solo per salutarvi e mostrarvi l'ultimissimo mio libro che è uscito in questi giorni, un libro di poesia bilingue, si chiama Sfinge di pietra, ecco, Stone Things in inglese, e quindi è un libro anche questo molto utile, volendo, nelle scuole, perché c'è il testo a fronte italiano-inglese. Vi ringrazio, grazie. È stato un piacere. Te. Passiamo al prossimo autore. Chiamo Antonio Rapacciuolo. Buonasera Antonio, benvenuto. Antonio è nato nel 1972 a Vico Equense, in provincia di Napoli. Si è laureato in ingegneria elettronica nell'Università di Napoli. Poi si è trasferito nel 2008 in Emilia, prima a San Lazzaro di Savena, e poi dal 2012 a Castelmaggiore, dove adesso lavora. Come lavoro progetti centraline elettroniche per case importanti come Ferrari, Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo. Però sei anche appassionato di libri di storia, gialli, noir, fantascienza, avventura. E adesso è qui con un romanzo che è il primo che prova a pubblicare. Si intitola Dopo la pioggia. E è un romanzo che parla di Bologna, in un periodo abbastanza critico della sua storia, gli anni fra il 43 e il 45. Ce ne vuoi parlare? Bene, grazie. Questo in effetti sì, è il primo romanzo che pubblico, anche se mi è sempre piaciuto sia leggere che scrivere. È un romanzo che per l'appunto parla di Bologna negli anni dal 43 al 45, quindi sono quelli veramente difficili per questo territorio. Perché non solo era in corso la Seconda Guerra Mondiale, ma sono anche poi quegli anni che vanno a fine 43 con l'armistizio e l'ingresso della Repubblica Sociale in Italia, e quindi diventa tutto più complicato. Quella che era una guerra come altre diventa qualcosa di molto di più, una guerra civile all'interno del nostro territorio. E ho scelto di far raccontare questa vicenda a un ragazzo che è un personaggio di fantasia, che si chiama Luca, un ragazzo di quei tempi, che potrebbe essere uno dei tanti ragazzi di quei tempi. Luca è un ragazzo di buona famiglia, il padre gestisce una libreria, ha potuto studiare, quindi avrebbe avuto in condizioni normali una vita, diciamo, agiata e tranquilla. Invece gli capita, tra capo e collo, una guerra mondiale. Quindi lui ci racconta questa storia con i suoi occhi, come la vede e in tanti casi come la subisce, purtroppo. Questa è una scelta diversa dal raccontare la storia in terza persona, quindi con la vista dell'autore, dello scrittore, perché il modo in cui la racconta Luca è proprio come lui la vive. E quindi diciamo che è uno sguardo sugli eventi in diretta, presa diretta e scevro da ogni considerazione o retorica che poi si può aggiungere con uno sguardo posteriore. Luca quindi si trova a fine 43 con la chiamata alle armi della Repubblica Sociale, ma lui ovviamente non ha nessuna intenzione di combattere con i fascisti, e quindi fa la scelta che fecero tanti ragazzi di quegli anni: scappare sui colli bolognesi. E da lì in poi ci racconterà tutte le vicende che gli accadono e sarà un po' la nostra guida in questa discesa agli inferi, partendo dal carcere di San Giovanni in Monte fino al campo di concentramento di Fossoli. Però ci tenevo a dire che non è solo un romanzo di storia che parla solo ed esclusivamente di storia, ma è molto presente il tema dell'amicizia e dell'amore. Infatti il migliore amico di Luca è un ragazzo che si chiama Pietro e che però è un convinto fascista, e nonostante questo loro hanno un'amicizia molto sincera e che verrà messa a dura prova dagli eventi che si susseguiranno negli anni. E poi c'è la ragazza di cui Luca è perdutamente innamorato, che si chiama Silvia, che al contrario di Luca è una ragazza di campagna, quindi non ha l'istruzione che ha Luca,
però tra i due è lei quella col carattere forte. Silvia vive un po' il mondo attraverso i racconti che le fa Luca, gli chiede continuamente di leggergli storie, di raccontargliele, tutte quelle che Luca, che a sua volta è un appassionato di libri, vivendo in una libreria, ha sempre letto e quindi le può raccontare. E quando Luca è costretto a scappare sui colli, le promette che scriverà per lei delle poesie. Queste poesie poi, per eventi della storia, che ovviamente non raccontiamo adesso, non arriveranno a Silvia, e però verranno ritrovate da ragazzi del presente che in qualche modo si metteranno alla ricerca di questa storia, cercando di capire che storia hanno avuto queste poesie, e quindi avremo una narrazione a capitoli alternati, con un narratore del passato che è Luca e un narratore del presente che è un ragazzo di oggi che si chiama Paolo, che ci racconterà la stessa storia dal suo punto di vista. Questa scelta un po' particolare l'ho fatta perché volevo che il lettore avesse due punti di vista su questa stessa storia, quella del passato e quella del presente. Un po' come noi abbiamo due occhi e guardiamo il mondo con due immagini sfalsate che il nostro cervello ricompone insieme e ci dà il senso della prospettiva spaziale. In questo caso ho voluto dare al lettore questa prospettiva temporale sugli eventi, vedere la stessa storia in due momenti diversi. E per concludere volevo anche dire perché poi un ingegnere di 48 anni improvvisamente si mette decide di pubblicare un romanzo. E questo l'ho fatto perché secondo me questa parte di storia italiana non la conosciamo bene, come invece tutti abbiamo studiato la storia, diciamo, dagli antichi romani a Garibaldi. Se ci interrogano su qualcosa di tutti questi periodi storici, qualcosa bene o male sappiamo perché l'abbiamo studiata, l'abbiamo letta, l'abbiamo vista in un film. Questa parte di storia qui invece è un po' meno conosciuta perché è una storia un po' complicata, è un po' scomoda per tanti versi, perché è una storia di guerra civile in Italia, è una storia in cui gli italiani non sono sempre brava gente, ma sono quelli che emanano leggi razziali, quelli che chiudono gli avversari, quelli che non la pensano come loro in campi di concentramento. E quindi mi spiaceva un po' che mentre personaggi storici più antichi sono tanto noti, personaggi molto più vicini a noi, come possono essere Poldo Gasparotto, Edoardo Focherini, sono persone che poi conosciamo molto poco. Lo stesso campo di concentramento di Fossoli, io stesso prima lo conoscevo solo perché sapevo che c'era passato Primo Levi, prima di finire in Germania. E quindi, secondo me, una cosa che è così vicina a noi, in Emilia, peraltro, vicino a Modena, a pochi chilometri da qui, merita di essere conosciuta meglio sia dai bolognesi, dagli emiliani, ma direi da tutti gli italiani in generale. Ti ringrazio, in effetti hai ragione, questa parte, soprattutto nell'ambientazione emiliana, credo che non sia stata molto toccata. Io stessa credo non sapevo del campo di concentramento di Fossoli, pur avendo letto tantissimi libri, più dal punto di vista della Germania o del fascismo, senza entrare in particolari così. Quindi è una visione, un argomento e una struttura molto interessante. Grazie. Grazie e buona serata. Eccoci al nostro prossimo autore, Gianluca Varone. Due parole per presentarlo perché è una persona molto versatile, laureato al DAMS di Bologna, è attivo sulla scena musicale bolognese come sassofonista. Poi sei insegnante, musicista, disegnatore e praticante Aikido, quindi varie discipline. Oltre a più che scrivere, oltre a scrivere, disegni, sei un fumettista. Soprattutto. Oltretutto ha studiato fumetto e illustrazione con Laura Scarpa. Ha pubblicato storie a fumetti sul blog Strozzateci Tutti del Fatto Quotidiano, sui siti di Aliberto Editore, sulle riviste Napoli Monitor e Agora Vox e vignette satiriche per il Manifesto. Nel 2017 ha realizzato il volume a fumetti
pronuncia che io... Ma che ci sta qua dentro? Ecco che io non avrei pronunciato bene. Su testi di Emiliano Di Marco, di cui adesso ci parli. Sì, questa è una raccolta di storie brevi, che sono uscite, su questi, online, sul Fatto Quotidiano, su Agora Vox, Napoli Monitor. Le ho ripresi e li ho rifatti a colori e ho autoprodotto questo volume, completamente autoprodotto. Sì, sono di argomento vita quotidiana nel casertano e nel napoletano da cui provengo, anche se abito qua nel bolognese dagli anni 90, cioè un bel po', e sono cittadino di Castelmaggiore da una quindicina. Quindi sei proprio Sì. ben inserito. Adesso sta uscendo un terzo volume, vero? Sì, sta uscendo un terzo volume a giorni, si chiama Wild Rice ed è una fiaba surrealista tratta da una storia di Tristan Hunziker, che è un violoncellista americano attivo nell'avanguardia e che ha abitato qui a Bologna tanti anni, è stato mio maestro. Quindi è un volume, diciamo, con vari livelli di profondità, di significati, ma è fruibile dal bambino all'adulto senza nessun problema. Invece, io credo che sia il caso di parlare del secondo volume, quello edito da Pendragon, che è stato fortemente voluto dal comune di Castelmaggiore e dall'ANPI, per il duecentenario della fondazione del comune di Castelmaggiore. Questo è un fumetto storico, è un fumetto storico pensato per dei ragazzini dalla quinta elementare ai primi anni delle superiori e si prefigge quindi di raccontare la storia della liberazione a Castelmaggiore, a Castelmaggiore proprio per i cittadini di Castelmaggiore. Quindi ho fatto, come tutti i fumetti storici, un lavoro di ricerca storiografica nella bibliografia più essenziale e ricerche fotografiche nella biblioteca di Castelmaggiore. È uscito questo volumetto. È ambientato nel futuro per contestualizzarlo e renderlo anche un po' più subdolamente, più appetibile al ragazzino a cui è rivolto. Ma tramite l'espediente del flashback vengono raccontate le principali vicissitudini storiche di questo periodo, che poi termina il 22 aprile del 45 con la liberazione. Sono inoltre spiegati i significati dei vari cippi che ci sono qui sul territorio, in conseguenza degli eccidi, delle stragi, e anche una spiegazione del nostro parco staffette partigiane, che è molto bello, però non tutti, compreso io quando sono arrivato a Castelmaggiore, ne hanno recepito poi il vero significato. Quindi la casa contadina sta a sottolineare l'importanza che ha avuto la popolazione civile nella guerra di liberazione a Castelmaggiore, che è stata una guerra molto diversa da quella che si combatteva in montagna, perché qui praticamente non ci sono nascondigli naturali e quindi la guerra è stata più dura e l'intervento della popolazione civile è stato fondamentale. È molto interessante. Riesci, anche perché è una cosa abbastanza unica, direi, trattata proprio su un paese, sul nostro Sì, paese. fumetti sulla resistenza sono innumerevoli, ma così centrato, no. Si può inquadrare un pochino, d'avere un'idea anche degli disegni dentro, se riesci ad Certo, è un aprire. fumetto, sì, edito da Pendragon. Non so come posso sfogliarlo. È ambientato nel futuro. Perché è interessante vedere anche la grafica, perché in un Sì, è un graphic novel è importante. Futuro distopico dove un'intelligenza artificiale controlla la popolazione, la quale si riunisce in scuole clandestine proprio sotto il parco delle staffette partigiane. Qui c'è un ologramma dal quale fuoriesce il nostro compianto Vanes Masetti, che fa un po' racconta la storia a questi bambini di quello che è successo durante il 45. Quindi sono
i primi eventi bellici, la caserma del Genio Ferrovieri che si arma e tutte le varie vicende. La saga di Franco Franchini, a cui è intitolata la scuola dove lavoro da più di 10 anni, che è il comandante del distaccamento della settima GAP di Imola, l'imolese coraggiosissimo Franco Franchini. Ecco che... La sua morte, gli scioperi, le donne della vita, gli operai della Barbieri che si uniscono, bruciano l'anagrafe, insomma, poi... Sono tutti episodi nei quali probabilmente anche molti che ci stanno ascoltando si ritroveranno. E certo, ci sono tutte le famiglie di Castelmaggiore, esatto, impiegate su un fronte, sull'altro, sicuramente è un argomento interessante, magari da discutere con i nonni. Sì, e poi una graphic novel resta lunga, è una cosa anche da risfogliare, a differenza magari di altri libri. Grazie. E grazie. Continuiamo la nostra panoramica degli scrittori del territorio con una persona che penso che sia nota un po' a tutti coloro che ci stanno ascoltando, perché è un po' un'istituzione per il comune di Castelmaggiore. Vi dico il suo nome, poi dopo la facciamo entrare perché è un piacere averla qui con noi stasera. Rosanna Bonafede. Ciao Raffaella. Ciao Rosanna. Noi ci conosciamo da tanto. Da tanto. È stata anche maestra dei miei figli. Ha insegnato, e quindi ha insegnato più di 30 anni presso la scuola elementare Italo Calvino di Trebbo di Reno. Ha contribuito poi a darle il nome dedicato a Calvino. Scrive per libri per ragazzi e tiene i corsi di scrittura creativa. La caratterizziamo un po' con i suoi gusti speciali. Le piacciono i gatti, i libri, Italo Calvino, le calde arroste, che è la stagione, e le maglie con le tasche. Questa è la sua presentazione per noi stasera. Presentiamo qui stasera un libro dal titolo Storia dell'Argine, che lascio a te descrivere. Allora, come ha già detto Raffaella, io sono una maestra che ha insegnato per più di 30 anni a Trebbo di Reno, che è una frazione del comune di Castelmaggiore, e mi sono innamorata di questo paesino per i bambini ruspanti, per genitori, nonni generosi e per il paese stesso. Quando sono arrivata erano tutte villette, adesso è cresciuto un po'. Ho avuto l'idea in quinta, nelle quinte, di invitare i nonni che raccontavano ai bambini il tempo del dopoguerra, il tempo della guerra anche, e dicevano cose talmente interessanti che io cominciai a prendere appunti. Un po' alla volta mi accorsi di avere molto materiale. Lo rimpolpai andando al centro sociale La Contea Malossi, aggiungendo altre cose, parlando con il signor Adriano Lazzari, che è la memoria del fiume, Rino Battistini, ultimo traghettatore di Trebbo, e altri personaggi, la signora Marianna Proni. E quando mi accorsi di avere molto materiale, ho scritto questo libro, Storie dell'Argine. Sono piccole storie, storie di piccola gente, storie come dice De Gregori, la storia siamo noi, nessuno si sente escluso. Quindi ho fatto storia degli argomenti di tutti quanti e ho raccontato questo paese e soprattutto nelle sue caratteristiche principali. Intanto il nome Trivium, che è un nome bellissimo perché viene da tre vie, che erano la via di Corticella, la via Lame e la via di Longara. Si dice che in un'isoletta del Reno, che probabilmente era proprio lì, nel 43 avanti Cristo, il triumvirato, i triumviri, si divisero il mondo. È vero, non è vero? Comunque il nome è rimasto Trebbo. Qui
il re del paese è il fiume Reno. Il fiume Reno che è padre e patrigno. Padre perché per anni ha dato da mangiare alle famiglie con i birocciai, gli scavatori delle cave, i pescatori e tutte quante persone che lavoravano lì e che pur nella miseria perché non avevano salari particolarmente alti, però riuscivano a raccogliere pesce, legno, ghiaia e sabbia da queste cave e ci vivevano. Dicevo padre ma anche patrigno perché ogni tanto esondava con gran pericolo, soprattutto nella Golene, inondava le Golene e l'ultima grande inondazione è stata quella del 1966. Queste cose le ha raccontate molto bene, le sa raccontarle molto bene Rino Battistini e anche, come dicevo, Adriano Lazzari. I personaggi ai quali ho dato molto spazio. Il leggendario brigante Prospero Baschieri, bel ragazzo, 27 anni, una specie di Zorro della pianura che poi morì proprio tra i cespugli del Reno. Poi il pittore Antonio Bugli, che è stravagante personaggio, abitava in un pollaio sulle sponde del Reno e da lì dipingeva i vari panorami e anche San Luca. Si dice che intingesse il pennello nel vino e quindi è una caratteristica dei suoi quadri. Poi c'era il calzolaio Piriti, che era un Don Giovanni, aveva l'abitudine di andare in giro nudo con soltanto il grembiule davanti e quando il parroco del paese lo vedeva lo sgridava e gli diceva vai a vestirti. Allora lui andava dietro la canonica e rubava una delle camicie del parroco stesso. Poi c'era si diceva che questo calzolaio fosse innamorato di tutte le donne. Poi c'era il Ferdinando Melotti, il pescatore Albaroc, che controllava le ore degli operai a memoria. E i coniugi Maccaferri avevano un negozio alla Bella Venezia, che è uno dei quartierini, insomma, di Trebbo. Bella Venezia perché ha dei bellissimi ponti. E lì abitavano Carlo e Tisene, due vecchietti, Carlo e Teresina, i quali quando bombardarono vicino alla loro casa vennero trasportati nella scuola. Arrivò un carretto a prenderli e loro vollero portare su anche i materassi e quindi questo carretto passò per il Trebbo con i due vecchietti sui materassi e che avevano in testa il bartuchen, cioè il berretto da notte bianco. A chi ha visto questa scena cioè è rimasto proprio impresso. Rosanna, forse è meglio se non andiamo, non descriviamo troppo, sennò poi spoileriamo. Dobbiamo lasciare arrivare il gusto della scoperta delle storie. Sì, dico soltanto ancora che ci sono, ho dato molto spazio anche alle ville, Villa Stagni, Villa Isabella e Villa Malvasia, che è poi la Villa Clara, conosciuta in tutta Italia perché c'ha un fantasma dentro e quindi lì ho proprio ricostruito la storia. Poi c'è la zona di Torre Verde, poverissima. Ultima cosa che dico è la festa della Raviola, ha più di 200 anni, è una festa che aveva un carattere religioso ma anche folcloristico. Il parroco stesso, Don Gianni Sandri, faceva mettere sulle siepi i sacchettini con le raviole e un anno li fece addirittura tirare giù con gli aerei. Ecco, ultima cosa che voglio dire, il passaggio dalla scuola Anacleto Malossi alla scuola Italo Calvino, che io proprio volli chiamare così per dare un taglio culturale alla stessa scuola, in una quarta
studiamo la poesia Riobò, che dice: tre casettine dai tetti aguzzi, un verde praticello, un esiguo ruscello, Riobò, un vigile cipresso. Microscopico paese, è vero, ma però c'è sempre di sopra una stella, una grande, magnifica stella che ha un dipresso, chieggia con la punta del cipresso di Riobò. Una stella innamorata, chissà se nemmeno ce l'ha una grande città. Abbiamo fatto il ricalco. Trebò, tre villette dai tetti rossi, qualche verde praticello, un fiume che è più di un ruscello. Trebò, microscopico paese, è vero, paese da nulla, ma però c'è sempre sulla piazza una scuola, una grande, magnifica scuola, che ha un dipresso chieggia con le pagine di un libro, a Trebò. Una scuola di libri innamorata, chissà se nemmeno ce l'ha una grande città. Veramente bello, un grande regalo, Rosanna, perché è questa poesia ricalcata su Trebò è un bel regalo, che penso che valga la pena che tutti ci... dopo ci ricopiamo a casa e ce la teniamo come ricordo. Grazie, Rosanna. Prego. Uno più interessante degli altri, i nostri autori. Adesso continuiamo con Vanes Poluzzi. Buonasera, Vanes. Vanes è un chimico fisico bolognese. Si occupa per lavoro di scienze ambientali e in particolare di inquinamento dell'atmosfera. Oltre a essere stato per tanti anni conduttore di una trasmissione di approfondimenti musicali su Radio Città del Capo, è autore di diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative, oltre che coautore di un saggio sulla Bologna a cavallo degli anni 60-70. Swinging Bologna, adesso io non devo averlo pronunciato bene perché non so parlare il dialetto. Gli ultimi due romanzi sono usciti con Pendragon, nel 2013 20 a favore e nel 2018 Senza certezze. Ci parli un po' dei tuoi romanzi, Vanes? Certo. Inizio con Swing in Bologna perché è un po' una roba un po' diversa, è un saggio appunto che racconta della Bologna degli anni a cavallo tra i 60 e i 70, però vista da un mondo piuttosto underground o diciamo seminale per l'epoca. L'epoca era molto vivace culturalmente e quattro sono i punti di vista che raccontiamo in questo libro con il mio amico e collega Simone. E la musica coi Judas, un gruppo di quel periodo che si contendevano la palma con i Jaguars, altro grande gruppo dell'epoca, il mondo del teatro, il teatro viaggiante, dove i quattro grandi autori, Machiavelli, Ferrarini, Leonesi e Bondioli, andavano girando per i cortili, per le chiese e portavano il teatro in mezzo alla gente, un grande cinematore artigianale amatoriale che pochi conoscono ma che invito davvero tutti a scoprire, Mauro Mingardi, che ha fatto dei film di una rara bellezza, e poi la crescita e la nascita in quel momento storico di quello che diventerà la Cineteca, l'istituzione che tutti conosciamo di Bologna, raccontata magistralmente da Sandro Toni. Quindi una Bologna diciamo un po' diversa dall'attuale ma davvero ricchissima culturalmente. Allora, in questo Swing in Bologna c'è questo. I romanzi dopo, editi per Pendragon, sono appunto 20 a favore nel 2013, che racconta di questo professor Petronio Penrose, un originario delle isole Shetland ma ormai naturalizzato bolognese, che intraprende un viaggio sia fisico vero e proprio, perché dall'Emilia, dalla Bologna della pianura appunto, dell'area non lontano da Castelmaggiore, se ne va verso delle direzioni che sono nella Russia, nella Finlandia, nel Kazakistan, per trovare e per cercare delle conferme a quell'aspetto dal punto di vista scientifico che lui ritiene di dover cambiare un'equazione importante che è stata scritta tanti anni prima. E in questo viaggio, sia fisico sia mentale, lui scoprirà un mare di personaggi stralunati quanto e forse più di lui, per cui credo che il libro sia divertente per questo, però faccia anche pensare che cosa voglia dire viaggiare sia fisicamente sia mentalmente.
La stessa tipologia si incontra nell'altro libro, l'ultimo, Senza certezze, sempre edito per Pendragon del 2018, in cui ancora una volta il professor Penrose parte ancora una volta per un viaggio, ma in questo caso deve risolvere un mistero che accade nella Basilica di San Petronio, quindi nella bolognesissima e centrale nostra basilica, appunto, per cui da lì si dipana una nuova avventura, una nuova serie di incontri quantomeno stralunati che potrebbero forse divertire Fellini o persone simili, per esagerare il termine, però in sintesi questo è il pool di trama e di personaggi che c'è dentro i due romanzi. Bello, molto interessante, perché hai combinato un po' l'ambiente qui di Bologna, di Castelmaggiore, con lo sguardo fuori, quindi c'è questa... Hai colto, è giusto, diciamo che è molto di scala provinciale, ma poi si espande internazionalmente, così come la metafora con l'aspetto intrinseco, introspettivo del viaggio, che in qualche modo lui si chiede tante cose di quello che sa e si interroga sul sapere di non sapere, appunto. E il parallelismo tra quei due viaggi, quello fisico, provinciale, che poi si discala su appunto aspetti internazionali, e quello più piccolo, introspettivo, ma che poi diventa grande perché tocca la scienza con la S maiuscola, ecco, questo parallelismo è ciò che contraddistingue proprio i due libri. Benissimo. Mi sembra che siano estremamente interessanti, magari anche per il periodo che stiamo vivendo. Grazie, grazie Vanes. Grazie a voi, grazie a tutti. Adesso chiamo una persona particolarmente legata al nostro paese, anche lei attivissima nel nostro comune. Tiberio Verri. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Salve. Tiberio Verri si definisce un immigrato dal 1979, poi magari può dirci perché. Ha pubblicato due tomi, anche questi sono sua definizione, però direi che non è proprio così, sono più leggeri. Uno che riguarda la storia del chiesolino degli Scarani, ormai abbattuto. Qui ci dirà esattamente dov'è, perché penso che molti non sappiano della sua esistenza. E un altro libro riguardante la storia di edifici di Castelmaggiore, corredato di bellissime immagini. Lascio la parola a Tiberio. Dunque, io mi chiamo Tiberio Verri, non sono indigeno, nel senso che non sono nato a Castelmaggiore, sono un immigrato ferrarese, però devo dire che fin dal primo momento che ho calpestato queste terre me ne sono sentito originario. Per cui appena insediatomi in questa località mi sono subito inserito nelle attività socioculturali di questo luogo, tra le quali ho partecipato alla costruzione di due carri di carnevale, perché forse non lo sapete, ma negli anni, fino agli anni 80 in questo paese si facevano le sfilate di carnevale. Poi sono stato un socio fondatore dei Grisoro, che era una compagnia teatrale con la quale abbiamo portato su diverse commedie, sia in questo paese ma anche fuori. Poi dopo, considerando che mi sentivo appartenente, ho cominciato a pormi delle domande, nel senso che mi sono chiesto: ma questo posto da dove viene? Cosa c'è stato prima? E così, avendo poi del tempo a disposizione, andando in pensione, ho cominciato a girare i vari archivi. Ho girato e ho sfogliato tutto l'archivio comunale, purtroppo non denso di roba, in quanto è andando distrutto l'edificio comunale con l'ultimo conflitto mondiale, sono andati perduti 40 quintali di documenti. E poi dopo ho girato sia l'archiginnasio, l'archivio provinciale di Bologna, l'archivio regionale, l'archivio di Stato e anche l'archivio della cooperazione. La cosa che mi è così capitata all'archivio archiginnasio è che mi sono trovato davanti un manoscritto che praticamente è questo qua. E questo manoscritto narra
la costruzione, la nascita e, diciamo così, poi dopo la devozione che la popolazione di questo luogo ha avuto per il chiesolino degli Scarani, che forse nessuno lo sa, ma praticamente era in via Lirone, angolo via Gramsci, dove adesso c'è una banca. Purtroppo questo chiesolino fu abbattuto negli anni 60. Io cosa ho fatto? D'accordo con l'amministrazione comunale, abbiamo fatto una copia anastatica del manoscritto e io mi sono occupato di riscrivere in un quadernetto che è abbinato in italiano, perché ovviamente il manoscritto porta anche parole di volgare, di italiano antico, perciò ho fatto in maniera che così possa essere letto in maniera veloce da chiunque. Poi dopo, siccome l'appetito viene mangiando ed avendo io un sacco di documentazione, fotografie, cartoline e quant'altro di questa località, cioè di Castelmaggiore, sempre d'accordo con l'amministrazione comunale, abbiamo pubblicato questo libro qua, che si chiama Anvenimen Castelmaggiore, perché oltretutto mi occupo anche di dialetto bolognese, nonostante io non lo sia. E praticamente all'interno c'è uno excursus di fotografie, cartoline, documenti, che parte dal luogo originario di Castelmaggiore, che sarebbe Sabbiuno Castello, passa dal Progresso, che è il centro attuale, arriva fino a Trebbo di Reno, poi dopo anche arrivando fino alla Garluda e al Boschetto. Allora, questo è composto di fotografie, cartoline e anche commenti, a volte un po' salaci, a volte un po' così, un po' da ridere, che io mi sono permesso di pubblicare. Tutto qua, io d'altro non so che dire. No, beh, mi sembra che sia... È straordinario, perché c'è tanta voglia di approfondire, di conoscere, di condividere la conoscenza, perché anche fare le ricerche storiche è qualcosa di impegnativo, che però vuole dare qualcosa di fondato e dare valore al nostro territorio. Da dilettante mi sono cimentato in questa cosa, non so se ci sono riuscito, però insomma qualcosa ho fatto, ecco, speriamo che trovi il gradimento Anche, questi libri vale la pena di averli per tutti gli abitanti di queste zone, perché alcuni troveranno, magari ci sono anche delle foto scolastiche, delle foto di negozi, della ferrovia che passava nel paese, insomma, per cui qualcuno troverà dei ricordi personali o qualcosa che è stato raccontato da propri familiari, quindi è un tuffo nel passato che ci viene regalato così da qualcuno che ha scavato negli archivi per noi. Sono disponibili all'URP di Castelmaggiore. Ecco, perfetto, grazie. Benissimo, grazie Tiberio. Adesso ospitiamo un'altra persona molto speciale che ho il piacere di presentarvi. E poi vi dirò anche perché. Valerio Montanari. Benvenuto. Grazie, dottor Montanari. Raffaella. Buonasera a tutti. Io accenno solo, prima di presentarvelo propriamente, che devo, come partecipante della biblioteca di cui vi ho parlato all'inizio, della biblioteca di Trebbo, devo molto al dottor Montanari, che è stato una delle figure che ha contribuito a farci partire, ad attaccarci al comune per avere la possibilità di partire con la nostra biblioteca, quindi l'Isola del Tesoro gli deve molto. Valerio Montanari ha svolto l'attività professionale alla direzione delle biblioteche del comune di Bologna, a partire da quella dell'Archiginnasio. È stato un giornalista pubblicista dal 1976, ha scritto numerosi studi, saggi, articoli di biblioteconomia, bibliografia, storia locale. Stasera presentiamo un libro su Castelmaggiore, giusto? Certo. Il libro che si chiama Castelmaggiore tra storia e memoria, edito nel 2007. Ce ne parla un po'? Certamente.
La prima cosa che vorrei sottolineare è come è nato questo libro. Questo libro è nato dalla mia attività di assessore alla cultura che ho condotto dal 1992 fino al 2004. Sono stati anni molto importanti per me perché ho preso conoscenza della comunità, cioè di quello che rappresentava l'identità che magari al di là della facciata non è così facile scorgere di Castelmaggiore, la sua gente, le sue associazioni, il suo cuore. E quindi terminato il mandato di assessore, terminata anche l'attività lavorativa, perlomeno quella ufficiale, ho pensato, come dire, di valorizzare questa identità, di farla conoscere più profondamente, perché c'erano stati certamente alcuni libri, alcuni contributi parziali, diciamo, sulla storia di Castelmaggiore, quindi presentare qualcosa di organico dalle origini, cioè periodo etrusco, al riferimento naturalmente al territorio, alla centuriazione romana, e poi via via fino a quando arriva il libro, cioè termina con la Seconda Guerra Mondiale e gli albori, diciamo, di Castelmaggiore nella nuova Repubblica Italiana. È stato molto importante però, perché questo libro è a quattro mani, avere incontrato Carlo Garulli. Carlo Garulli è un personaggio molto importante per Castelmaggiore, perché oltre a essere castelmaggiorese d'occhio, io vengo da Bologna, mi sono trasferito qui nell'83, come tanti, con la mia piccola famiglia, e mentre lui appunto è originario proprio di Castelmaggiore, ha esercitato tra l'altro il mandato di sindaco dalla metà degli anni 50 fino al 1970, e quindi è una realtà che ama e conosce profondamente. Anche lui aveva, come dire, una mezza idea di scrivere un po', insomma, di Castelmaggiore, la storia di Castelmaggiore. Allora, da questo incontro è nato l'intento di costruire un libro in due parti, cioè la prima, che era più attinente alle mie conoscenze, alla mia professionalità, alla possibilità di fare ricerca, piccola storia di un grande paese, che è appunto la prima parte del libro, che ho scritto io. Poi lui, nella seconda parte, in pratica ci parla dell'atmosfera di Castelmaggiore, dell'anima di Castelmaggiore, della comunità di Castelmaggiore, e quindi con tutta una serie di bozzetti di vita quotidiana, di personaggi, di modi di dire e di essere, che sono veramente poi esposti in maniera molto, molto briosa, molto vivace. Anch'io ho cercato, rigore che richiede un lavoro storico ovviamente, di usare un linguaggio che fosse, diciamo, alla portata, in modo da non rendere particolarmente pesante la narrazione degli avvenimenti. E così è nato questo libro, edito nel 2007, che mi fa piacere che l'amministrazione consegni alle coppie di giovani sposi che vengono magari ad abitare a Castelmaggiore, e ai ragazzi che compiono i 18 anni e quindi ufficialmente entrano a far parte della vita politica della cittadinanza italiana e a Castelmaggiore. Bello, sono sicura che si legge molto bene, perché anche quando hai presentato alla nostra biblioteca la storia del passaggio del nome da Chiesolino a Castelmaggiore, è riuscita a dare una forte connotazione di interesse e di coinvolgimento, per cui sono sicura che è una storia che si leggerà con grande piacere. Grazie, grazie dottor Montanari. Abbiamo visto tantissimi libri interessanti finora, dal fumetto alla storia, al giallo, alla biografia, insomma, poi ne vedremo degli altri. Quello che presentiamo adesso è qualcosa di molto diverso, perché tocca un genere del tutto particolare, il genere fantasy.
La persona che adesso vi presenterò è nata come lettrice fantasy, grande lettrice fantasy, che poi ha deciso di esprimersi anche in forma attiva come scrittrice. Vi presento Elisabetta Farinelli. Buonasera Raffaella. Benvenuta Elisabetta. Grazie. Benvenuta, mi fa molto piacere, noi ci conosciamo da tanto tempo. Sì. Portavamo i bambini in piscina, abbiamo cominciato sì. in questo modo extraculturale. Però mi piace dirlo perché ho già avuto il piacere di ospitare Elisabetta all'Isola del Tesoro quest'estate e anche in quell'occasione avevo detto che Elisabetta mi ha presentato un libro dicendo, mi ha dato un libro di un'autrice dicendo leggi questo perché è fantastico, era l'autrice Silvana De Mari dei libri fantasy e mi hanno catturato, per cui posso assicurare che era una grande lettrice capace di comprendere e per cui vale la pena di conoscerla anche come scrittrice. Elisabetta, adesso lavori alla Bussola di Castelmaggiore. Sì, lavoro alla Bussola ormai da 6 anni e nei momenti liberi io scrivo e leggo oltretutto, e anche perché sì, alla Bussola vendiamo anche i libri e quindi ho piacere di leggerli prima per consigliarli ai nostri clienti. Per scrivere questo libro ci ho messo un po' di anni, e la stesura è durata 5 anni. In questi 5 anni la difficoltà più grande che io ho incontrato nello scrivere questo libro è stato proprio immaginare le mie reazioni, le mie azioni, però fatte da qualcun altro. E questa cosa mi ha permesso di vedere la mia vita, anche la vita delle persone che mi circondano, dall'alto, da una posizione di osservazione, e mi ha permesso anche di essere abbastanza obiettiva e non soggettiva nelle descrizioni e nelle situazioni appunto di cui parlo in questo libro. E la trama di questo libro me l'ha passata un mio caro amico, Dario Dondarini, che aveva già scritto un libro. Purtroppo lui sapeva che aveva i giorni contati, purtroppo una malattia lo segnava, e mi ha passato la trama dicendo prova a finirlo tu. È stata una promessa che ho fatto a lui, ma l'ho fatta anche a me stessa, perché come ti ho detto, mettermi in gioco così e cercare di raccontare le cose, le mie passioni, cercare di inserirle in una trama già esistente, è stato un po' particolare, per cui ho adottato la trama fantasy che mi avrebbe insomma permesso di accennare a certi argomenti che magari in un romanzo non fantasy o storico o sui tempi attuali avrei avuto un po' più difficoltà a raccontare. Partiamo nel libro raccontando le avventure di Oldo Waldo, che da giovanissimo diventa custode del villaggio, sostituisce il nonno Florian, che era il capo del villaggio, il custode anche della corona di Othal. Una corona che è molto ambita, perché si pensa che possa portare ricchezza, forza, determinazione e soprattutto potere. Ma niente di tutto questo. Questa è una corona che aiuta a amplificare le proprie qualità mentali e permette alla persona che lo indossa di comunicare con gli animali, con gli spiriti, con i morti e di avere sempre una visione un po' più chiara anche come si può dire, degli altri popoli, delle altre ragioni, perché ti mette proprio in una condizione di empatia e compassione. E attraverso questa corona di Othal, Oldualdo effettuerà delle guarigioni, perché appunto c'è un cristallo che amplifica il suo potere. Volevo dire anche un'altra cosa su questo libro, scusate se cambio argomento abbastanza in fretta.
In questo libro io parlo di questo popolo, dei Maru, che è l'unione di due popolazioni diverse, ma proprio diverse sia a caratteri fisici che caratteriali. Per cui troviamo i Rudep, che sono persone abbastanza... sono tutte scure, di capelli, di pelle, lavorano nelle miniere, estraggono minerali, pietre preziose, e, per cui sono abili fabbri, lavorano il ferro, lavorano queste pietre, creano armi. E poi c'è il popolo dei Marangon, che invece sono biondi, con gli occhi chiari, la pelle chiara, è un popolo molto pacifico, alleva animali ed è dedito all'agricoltura. Dall'unione di questi due popoli nascono i Maru, che sono poi gli abitanti del villaggio dove si svolgono tutte le storie narrate appunto in questo libro. E, per ispirarmi al personaggio di Oldo Waldo, ho guardato il comportamento e l'atteggiamento dei miei figli e dei loro amici. E facendo così ho guadagnato anche la possibilità, ecco, chiamiamola così, di poter seguire molto meglio la crescita adolescenziale dei miei ragazzi. E il protagonista appunto è Oldo Waldo, che è poco più che adolescente quando diventa custode del villaggio e custode oltretutto della corona. Ma non è l'unico eroe del libro, perché è affiancato da Armido Brando. Armido Brando è la persona che ricorda, la persona che ha il possesso, chiamiamolo così, della storia di quelle terre, della storia antica che Oldo Waldo naturalmente non può conoscere essendo così giovane. E Armido Brando io la vedo proprio come la figura dell'eroe che appoggia, sostiene, consiglia e porta Oldo Waldo alla vittoria sui cattivi, su Kurt Mahler, che è il cattivo per eccellenza, che ha organizzato un esercito e vuole appunto rubare questa corona. E, leggetelo, leggetelo, perché è una storia che a me piace, è piaciuta scriverla e mi piace tuttora ogni tanto rileggermela. L'ho trovata in vendita alla Bussola. È una bella sorpresa quando si vede nelle librerie il proprio libro, sì. È una grande emozione. Sì, soprattutto ho visto che è in vendita anche su tanti siti online, su Amazon, su IBS, su Mondadori Store. Ho avuto tanta soddisfazione. Ho partecipato a un concorso internazionale, il concorso internazionale letterario Montefiore, e ho vinto un premio di merito. Ah, bravissima! Per l'impegno. Bene, bene. Elisabetta, grazie. Grazie, grazie a voi, di aver portato questo libro. Grazie. Presentiamo un autore che accenno solo che è stata una sorpresa, perché io lo conosco come frequentante la biblioteca di Trebbo e me lo sono trovato improvvisamente sul programma di questo festival, per cui non sapevo che scrivesse. Credo che sia una cosa che capiti a molti, scommetto che un sacco di voi conoscevano le persone che stasera vedete qui presentare il loro libro e non sapevano che avessero scritto un libro. E quindi credo che la stessa sorpresa che ho avuto io l'abbiano molti di voi a casa. Ed è bello questo, ed è bello trovare degli scrittori, poeti, narratori, saggisti, storici fra le persone del nostro quotidiano. Chiamo quindi qui Riccardo Callea. Buonasera Riccardo, grazie. Faccio subito un grazie pubblico, perché tutte le volte che facciamo degli eventi online con la biblioteca, tu sei spettatore, sì, ci fai tutti i mi piace, i commenti, quindi è uno nello zoccolo duro del nostro pubblico delle manifestazioni online. Riccardo, tu sei pensionato e nonno. Hai scritto,
però dopo tanto tempo hai deciso di scrivere, di mettere per iscritto poesie che risalgono al, diciamo, a tutta la tua vita. Dai 30 ai 60 anni, appunti vergati su cartaceo, fogli, agendine, giornali, prendevi appunti, ci racconti un po' come le prendevi e perché alla fine hai pubblicato queste? Sì, semplicemente perché sentivo un'esigenza, direi, psicofisica. L'adrenalina, avevo dell'adrenalina al mio interno, in tutto il mio corpo e nell'anima anche. Diciamo, non era sufficiente magari ogni tanto andare in piscina con una delle figlie la domenica oppure in bicicletta, non riuscivo a scaricarmi, avevo qualcosa da dire prima di tutto a me stesso. E questo libro è un compendio praticamente di, appunto, di, delle poesie che ho scritto dai 30 ai 60 anni più o meno. E niente, prima di tutto devo dire che questo libro, una strana sensazione, come vedete c'è una bella immagine di una donna coi capelli al vento. Ecco, ho avuto un supporto eccezionale da due professioniste, due persone speciali. Una è Silvia, che è una mia figlia, e questa è l'immagine di mia figlia, che mi ha regalato mia figlia. E l'altra mia figlia, Annalisa, perché mi ha supportato psicologicamente. Niente di grave, assolutamente. Solo che quando mi è venuta, ho partorito l'idea, la mia mente ha partorito l'idea di scrivere, cioè di pubblicare questo libro, io ero combattuto tra... ero galvanizzato, perché era una cosa immensa per me, perché facevo una fatica, diciamo, lessicale, no, proprio molto difficile. Ho frequentato l'istituto tecnico, quindi amavo l'italiano, la storia, la geografia, amavo le poesie, e però, quindi avevo sbagliato indirizzo scolastico, ovviamente. Sono arrivato fino alla fine comunque. E, però, d'altro canto, avevo il pudore, la timidezza, diciamo, di aprirmi agli altri e di dire: ecco, questo sono io, o meglio, c'è tanto di me qui dentro, all'interno. E niente, e le mie figlie mi hanno quindi supportato in questo senso. E poi, per quanto riguarda il titolo, una strana sensazione, sì, perché ho avuto questa sensazione stranissima, almeno io non avevo mai avuto questa sensazione di, come dire, c'era un tourbillon nella mia mente, no? Le sinapsi, i neuroni, insomma, vagavano per i fatti loro. Io, che sono ho una mente abbastanza razionale, un encefalo, ecco, un po', diciamo così, tedesco, no? Però avevo anche, diciamo, un sangue, diciamo, molto bollente. C'era questo, nella mia mente c'era questo tourbillon, ero galvanizzato, e dall'altro lato, appunto, la mia mente razionale non riusciva più a esserlo razionale, e quindi con la sensazione, io ho detto: bene, questa è una strana sensazione che, a dire il vero, mi ha accompagnato un po' lungo il mio tragitto, diciamo così, esistenziale, dei 30 ai 60 anni più o meno. E non c'è stato un continuum, no? Ho scritto un bel po' di poesie, ma non ci sono stati momenti della vita che, insomma, pensavo ad altro. Insomma, le contingenze della vita hanno creato dei blackout belli lunghi, abbastanza lunghi. Allora, il motivo per cui ho iniziato a scrivere poesie, semplicemente perché mi riusciva meglio. Ho provato a scrivere in prosa, e due o tre volte mi sono riletto, inorridito,
Sì, erano dei bellissimi temi da liceale o da istituto industriale, comunque da scuola superiore, belli, scritti bene, perché l'italiano, insomma, riuscivo, insomma, lo masticavo abbastanza bene, però ho desistito. E quindi... La poesia, ma forse, con la poesia hai trovato il modo combinare forse quella tua concretezza e nello stesso tempo quell'ispirazione. Ispirazione, sì. E forse anche perché il mio primo libro in assoluto che ho letto dopo i giornalini Paperino e Paperino, a quel tempo c'erano solo quelli, più o meno, l'ho letto a 15 anni, e consigliato dalla mia prof di italiano, che aveva capito che mi interessava più italiano di elettronica o quant'altro, ed era Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, e sono rimasto folgorato. Credo che abbia folgorato parecchie persone. E allora poi dopo ho continuato a leggere Neruda e quant'altro, e quindi ho cominciato e e tuttora qualcosa scrivo ancora. E per quanto riguarda, diciamo, il soggetto di questi miei versi sono i più vari, cioè non c'è un filo, diciamo, filo rouge, no? Assolutamente. E dipende dagli stati d'animo, dalle contingenze della vita che ti presentano dei fatti, degli accadimenti anche dolorosi. Non tanto per la famiglia, ma fatti, stragi, cadimenti veramente gravi per la nostra comunità nazionale o anche internazionale, qui dentro c'è tutto. Poi chiaramente l'amore, questo ovviamente l'amore per le persone, ovviamente, per l'amore per la natura e quant'altro. E poi, ad esempio, in un museo, in una mostra d'arte, alle volte si rimane estasiati, pur io non ho coltivato molto l'arte, però io, mia moglie, le figlie, tutti rimaniamo estasiati di fronte delle opere d'arte, e quindi c'è anche questo. Quindi hai messo sulla carta, come poi hai detto nella presentazione, che erano appunti immediati, erano appunti, di varie emozioni sul momento in autobus mentre mi recavo al lavoro alla mattina alle 6:40 precise, e in tre quarti d'ora raggiungevo il posto di lavoro. Era l'occasione, ad esempio, questo è un esempio. E quindi sono qua con questo libro. Non dico nient'altro perché hai già detto le cose che sono stimolanti, che hanno incuriosito, per cui penso che sia anche un modo per avvicinarti, presentarti alle persone direttamente col libro, vero? per cui. Grazie, grazie Riccardo. Continuiamo. Sono sicura che siete curiosi di conoscere i prossimi autori e le prossime autrici, perché non vi siete stancati, vero, di ascoltare quelle... Cioè, la serata è ancora lunga, ne abbiamo ancora da presentarvi e saranno tutti capaci di attirare la vostra attenzione. Questa deve essere la prossima, è la più giovane forse del cast che presentiamo stasera, che abbiamo un po' attraversato un po' tutte le decadi. Francesca Marchesani, vieni. Che onore essere la più giovane. Francesca del 1991, visto che sei la più giovane lo posso dire, sì, tranquillamente. Sì, per un anno ancora si può dire, poi l'anno prossimo no. Allora, tu hai pubblicato un libro un anno fa di cui parleremo dopo, però hai qualche cosa da dire di particolare, perché ti sei definita una lettrice vorace, sì. Quindi adesso devi raccontarci cosa intendi per lettrice vorace e poi come da lettrice vorace sei diventata scrittrice, che cosa può fare, cosa può dare una lettrice a una scrittrice, eccetera. Ok, innanzitutto non c'è
scrittore senza lettore, cioè sono due cose come il buio e la luce. E poi non mi piace proprio definirmi scrittrice, perché mi piace, preferisco ragazza che scrive ragazza, perché sono ancora giovane, che scrive perché è quello che faccio. Mi piace più il termine scrittore affibbiato a persone famose che se lo meritano. Io un giorno me lo meriterò, non è oggi, ma arriverà quel giorno lì. E volevo oggi parlarti, oltre del mio ultimo libro, pensavo fosse Nonna invece era una pusher, che è il mio terzo romanzo, e del mestiere proprio in sé dello scrittore, o persona che scrive, come preferiamo. E la domanda più temuta da tutti quelli che scrivono è: come ti è venuta questa idea? Come se una avesse la verità in tasca. Non è che non lo diciamo, non rispondiamo a questa domanda, la evitiamo, perché abbiamo paura che ci rubate le idee, no. E perché non c'è un segreto, non c'è una cosa da bere prima di andare a letto che la mattina ti fa svegliare con l'idea in tasca, o una pianta che dà frutti di idee, non esiste. E io per prima non ho questo segreto, anzi, e il mio ultimo libro, non questo, l'altro che sto scrivendo adesso, l'idea mi è venuta e perché non riuscivo a dormire. Io non riuscivo a dormire e il non riuscire a dormire mi ha fatto venire in mente, tra l'altro era un pisolino pomeridiano, non era una cosa, e mi ha fatto venire in mente questa cosa, mi martellava in testa e finché non l'ho messa su carta non se ne andava. Dopo sono riuscita a fare il mio pisolino pomeridiano. Mentre pensavo fosse un'anno invece era una pusher, mi stavo strozzando col prosciutto. E come fai a dirlo? Come ti è venuta l'idea? Mi strozzavo col prosciutto, perché poi è un'associazione di idee. Quindi giustamente mentre mi strozzavo con questo prosciutto ho pensato: se io morissi qua oggi in casa mia da sola, quanto tempo ci vorrebbe prima che qualcuno scoprisse il mio corpo esanime nel pavimento della cucina? Un giorno, una settimana, non lo so. Comunque i miei vicini di casa sicuramente non avrebbero chiamato nessuno, perché neanche sapevano della mia esistenza. E allora ho pensato, io sono anche una ragazza giovane comunque, ho degli amici, ho genitori, e forse avevo un fidanzato all'epoca, non ricordo, che comunque potevano accorgersi della mia mancanza. Ho pensato se questo fosse successo a una persona appunto sola, anziana magari. E ho pensato che poi è questo alla fine il motore della vita, la paura di morire da sola. Cioè credo sia una cosa che ci incoraggia ogni giorno a alzarsi magari dal letto un po', dici cazzo, almeno non muoio da sola quest'anno. E forse. E quindi di non lasciare anche un segno su questa terra, anche lo scrivere, e lasciare un segno vuol dire che magari qualcosa di me si ricorderà senza andare via, senza nulla. E così mi è venuto, tra l'altro parlavamo di essere lettrice, ho letto un libro che si chiama Qualcosa per cui vivere, questo molto dopo, cioè qualche tempo fa, dopo aver scritto questo libro, e che parla di questo impiegato comunale che è il suo compito scoprire la gente che muore in casa da sola dopo magari 8-9 mesi, un anno, vendere tutti i loro beni per pagare il funerale. E lui da impiegato comunale non è tenuto ad andare ai funerali, giustamente, però lo fa perché non c'è cosa più triste, soprattutto per in questi tempi, di un funerale con solo la bara, il prete. E quindi lui fa sta cosa. È un libro triste, però mi dà comunque da pensare, come un po' tutti i libri che leggo. E che la vita alla fine è una condanna a morte, tutto il momento che vive. Lo so, sembra macabro, ma è quello. E tutti cerchiamo qualcosa per passarci il tempo mentre percorriamo questa lunga discesa verso il patibolo. E nei primi 80 anni della nostra vita, primi 60, primi 50, li viviamo in un certo modo. Dopo gli 80, come quelli della protagonista del mio libro, magari in un altro modo. E parliamo di Adele, che è un'anziana di 80 anni, che appunto è stanca perché vuole finalmente iniziare a vivere, non vuole più e diciamo pensare di passare gli ultimi giorni della sua vita aspettando di morire, e troverà nella sua vicina di casa una complice anche di magari atti non proprio legali, per così dire, e in una squadra di personaggi più o meno variegata che insomma le faranno passare la voglia di morire, diciamola così. Beh, diciamo che è stata una un po' inaspettata questa, sì, questa versione, questa un po' forte la frase, però diciamo pronunciata con un sorriso. Leggo troppi libri, da chi sì, ha comunque esprime, perché si vede che esprimi tanta, tanta voglia di vivere e tanta, tanto entusiasmo e voglia di comunicarla agli altri, che quindi è perfettamente accoglibile, diciamo, anche in questo contesto, anzi dal modo di vedere le cose con fiducia e di pensare che
si può voltare strada in qualsiasi momento della vita, eh? Non c'è, a 80 anni non finisce. Insomma. Esatto, sì, non è mai troppo tardi per iniziare a vivere. Benissimo, Francesca, grazie del tuo contributo. Ciao! Continuiamo la nostra serata. Immagino che siate ancora tutti carichissimi e pieni di voglia di ascoltare gli altri nostri ospiti. Adesso è il turno di Elisabetta Laffi. Benvenuta, Elisabetta. Grazie. L'ho presentata Elisabetta Laffi, nata a Bologna, ma che conosceremo qui come Elle, perché scrive sotto pseudonimo. Ci parli un po' di te e poi dei tuoi libri. Mi chiamo Elisabetta Laffi, in arte Elle appunto, sono nata a Bologna e a Bologna mi sono laureata in lingua e letteratura tedesca. Poiché ho una gran passione per il genere poliziesco, ma non riesco neanche a tagliare il cordone ombelicale con i testi letterari su cui si sono fondati i miei studi, ho provato a scrivere una sorta di giallo letterario, leggermente frizzantino e forse anche un tantino rosé, perché no. E così è nato il mio primo romanzo, Il manoscritto di Bologna, una sorta appunto di giallo letterario. In questo episodio la protagonista si chiama Mia Maldini, è una giovane bibliotecaria della Biblioteca Universitaria di Bologna, ma anche ballerina classica di un immaginario corpo di ballo stabile del Teatro Comunale di Bologna. Mia ha un carattere molto forte, una personalità molto decisa, perennemente nascosta dietro a una certa timidezza, ma che non esita a venir fuori ogni qualvolta deve battersi per qualcosa in cui crede o per qualcosa che vuole ottenere veramente. L'avventura, la vicenda in cui si trova coinvolta Mia, un caso diciamo semipoliziesco, riguarda il cosiddetto Rotulo 2, altrimenti conosciuto come il manoscritto di Bologna, un documento di tale importanza filologica e letteraria da aver ispirato questo mio primo tentativo di scrittura, perché si tratta del più antico rotolo ebraico completo della Torah, cioè i primi 5 libri della Bibbia, detti anche Pentateuco. Questo prezioso manoscritto è conservato presso la Biblioteca Universitaria di Bologna e Mia lo conosce molto bene perché su questo libro ha fondato gli studi della sua tesi di laurea. Un giorno Mia si accorge che il manoscritto conservato nella teca ha un colore diverso da quello che lei ricorda. Incuriosita comincia ad indagare in profondità e si accorge che le discordanze fra il manoscritto conservato nella teca e le fotografie digitalizzate all'interno dell'archivio della biblioteca sono molteplici e aumentano man mano che lei va più in profondità nella ricerca. Tutto questo le fa decretare come il manoscritto conservato in biblioteca non sia l'originale ma sia una sorta di falso. Incomincia così una indagine del tutto privata, anche un pochino occulta, e a nulla servono le obiezioni che le muovono il suo migliore amico ma anche il suo ex professore di filologia, perché lei non si fa dissuadere e persiste in questa sua indagine privata per arrivare a scoprire se effettivamente la sua ipotesi sia suffragata dai fatti. Così come non si lascia neanche dissuadere dal perseguire un altro obiettivo ben più importante perché riguarda la sua sfera personale. La vicenda si svolge in un arco temporale che va da dicembre del 2017 a settembre del 2018 in quella meravigliosa cornice che è la città di Bologna, una città così ricca di arte, di cultura e di storia. Terminato questo primo tentativo di scrittura, ho sentito la necessità di continuare a scrivere. Non riuscivo a lasciare la mia protagonista, un personaggio che mi aveva conquistata mio e suo malgrado. Quasi come fosse lei stessa a chiedermi di continuare a raccontarla, quale compenso per essere proprio l'avatar che ogni sera mi traghetta in un altro mondo, nell'altro mio mondo, un mondo meraviglioso che è quello di raccontare e scrivere, un mondo dal quale io stessa non sono più riuscita a riemergere, perché non solo la mia protagonista ha il vizietto di evadere molto spesso dalla realtà, ma la vera malata di escursioni in mondi paralleli sono proprio io.
Così ho seguito l'istinto, mi sono lasciata andare e ancorata a quella inaspettata e imprevedibile liaison che era nata tra me e lei. Ed è nato il secondo episodio della serie, dal titolo L'oro del Reno, racconto semiserio tra la Via Emilia e l'West, pubblicato proprio qualche settimana fa. In questo secondo episodio si racconta come nel settembre del 2018 alla biblioteca universitaria vengono donati 4 manoscritti preziosi, fra cui il Das Nibelungenlied, il canto dei Nibelunghi. Appena Mia si trova fra le mani questo poema, perde la testa, è amore a prima vista e il suo capo le affida l'incarico di farne la perizia per poi collocarlo in apposito reparto. Lei inizia così uno studio molto approfondito da un punto di vista filologico, quindi letterario e narrativo, per riuscire a determinare in maniera il più precisa possibile un'ipotetica data di elaborazione del documento. Al contempo cura anche una minuziosa ricerca per riuscire a determinare il luogo di provenienza, ripercorrendo a ritroso il cammino che il manoscritto potrebbe aver fatto dal luogo di produzione fino alla biblioteca. Questi due obiettivi sono indissolubilmente legati fra di loro e la ricerca non sarà certo facile. In questo secondo episodio, come nel primo, le vicende si svolgono nella meravigliosa cornice di Bologna, ma anche con trasferte a Monaco di Baviera, a Bayreuth, qualche toccata e fuga nella provincia di Bologna a Medicina, dove vive la sua famiglia, e anche in quella nella meravigliosa villa con podere annesso, che è la casa del suo fidanzato, sul quale di più in questo momento non posso dire. Una location splendida dove lei comincia ad assaporare nuove sensazioni e veramente a gustare atmosfere del tutto nuove. Questo secondo episodio si caratterizza da tonalità, si tinge di tonalità differenti dal primo, è meno poliziesco e meno brioso, sicuramente più introspettivo e più intimistico, perché la protagonista si trova a dover affrontare una prima situazione di grave sofferenza del tutto personale, che la fa piombare in una profonda depressione, che le altera le percezioni e le fa apparire tutti i fantasmi e i mostri del suo subconscio. Nonostante ciò non si lascia mai prendere dallo sconforto totale e rimane ancorata a quella nota di autoironia che è la nota imprescindibile, l'arma imprescindibile che le permette di superare tutto questo. Questo secondo episodio non lo posso definire un giallo a tutto tondo, anche se tuttavia quando la protagonista si trova completamente concentrata nella sua ricerca letteraria, poi finisce per mettersi nei guai e il colpo di scena la sorprende sempre quando lei meno se lo aspetta. La storia non si conclude con questo secondo episodio, le vicende non si chiariscono del tutto e chi vorrà seguire le rocambolesche avventure in cui la Mia si troverà suo malgrado coinvolta potrà farlo negli episodi successivi, di cui il terzo in prossima pubblicazione nella primavera del 2021. Benissimo Elisabetta, grazie, sono molto contenta perché io ho apprezzato i primi libri, quindi non vedo l'ora che esca anche il terzo. Volevo chiederti se come il primo anche il secondo è in forma di diario. Sì, sia il secondo che il terzo e anche il quarto che poi chiuderà questa prima serie sono tutti scritti in forma di diario perché è la formula che mi sembrava più adatta a descrivere le vicende in cui si trova coinvolta la protagonista, vicende che sentivo di dover narrare come se fossero modulate in forma cinematografica, proprio perché essendo scritte in prima persona volevo dare la sensazione che avvenissero senza nessun tipo di preavviso e la formula del diario, ma anche la tempistica che continuamente io do nei vari capitoli mi serve proprio per riuscire a dare una percezione precisa del momento in cui avvengono determinate situazioni.
e anche sicuramente a far emergere più la parte intima e sì, spontanea della protagonista, perché quello che ha colpito, che mi ha colpito di questo romanzo è il realismo e la spontaneità del personaggio, perché Mia è davvero naturale, non ha niente di costruito, non è una, un personaggio artefatto come spesso sono i protagonisti dei romanzi, è veramente una figura nella quale in molte si potrebbero trovare, insomma. Io stessa mi sono ritrovata molto proprio nella sua passione per lo studio antico, insomma, l'amore per i libri, che poi unisce, penso, tutte le persone che stanno partecipando a questa serata, e penso anche voi a casa, perché sappiamo che sono i libri hanno molto fascino e capacità di attirare e costruire legami fra le persone. Grazie Elisabetta. Grazie e grazie a tutti, arrivederci. Benissimo, continuiamo ad esplorare i nostri scrittori del territorio. Chiamo Susanna Preti. Benvenuta Susanna. Grazie. Sono molto contenta di averti qua. Ti ho conosciuto come illustratrice, quindi so che sei molto brava a scrivere, a disegnare, perché hai illustrato delle copertine di libri che abbiamo presentato questa sera, quindi c'è un legame anche fra tre autrici ospiti di questa nostra rassegna. Susanna, sei di Bologna e hai sempre mostrato un'abilità creativa. Hai studiato presso l'atelier di pittori affermati e lavori adesso come pittrice, disegnatrice, illustratrice e stilista. Però ti piace anche scrivere, giusto? Sì, diciamo che appunto io nasco come disegnatrice e come pittrice. E ho sviluppato, diciamo, questa mia nuova nuovo talento, chiamiamolo così, dello scrivere soltanto da pochi anni. Un'altra cosa che mi è sempre interessato, comunque, sono anche, e che ho messo anche dentro un po' a questo mio romanzo, sono anche le relazioni fra le persone e la psicologia che sta dietro a queste relazioni. Infatti ho studiato anche in questo ambito. E diciamo che questo libro... Diciamo il titolo, che è molto affascinante. Il mio romanzo, che si chiama La lettera Aleph e l'antico manoscritto Esseno, mi è arrivato grazie ad un sogno. Quindi mi sono svegliata una mattina con questa intuizione di dover scrivere un libro. E la mia primo istinto è stato quello di prendere un foglio e buttare giù un promemoria per non dimenticarmi il sogno. Poi, a dire il vero, nei giorni successivi l'entusiasmo, diciamo il primo entusiasmo, ha lasciato un po' il posto alla paura, perché essendo una cosa nuova che non avevo mai provato prima, avevo timore di non riuscire. E grazie anche, diciamo, al mio compagno che mi ha molto spronato, alla fine mi sono invece messa a scrivere. E mi sono stupita di quanto invece questa cosa mi sia piaciuta moltissimo. E mi sono ritrovata fino a notte fonda a scrivere, mettendoci dentro, ridendo, piangendo, insomma mi sono accorta di metterci dentro tanto di me, della mia vita, della mia storia, delle mie esperienze, anche della famiglia con mio figlio, insomma di tante cose di me. E così, diciamo, in pochi mesi, tutto d'un fiato, è nato il mio racconto, La lettera Aleph e l'antico manoscritto Esseno. Di che cosa parla? Allora, ho ambientato questo libro nel 2050, un futuro prossimo e distopico, nel quale le contraddizioni della nostra società sono più che mai presenti e molto pressanti. E il protagonista, un giovane 25enne di nome Aleph, sarà costretto a fare i conti con questa realtà. Questo ragazzo, fin dalla prima infanzia, mostra una natura molto sensibile che lo porta per difesa
nei confronti di questa società così aggressiva, così pretenziosa, a chiudersi molto in se stesso e a sviluppare una personalità ansiosa e anche una corazza, una sorta di corazza per difendersi, insomma, di nascondersi dietro a questa razionalità anche eccessiva. Ma proprio come avviene anche nella vita di tutti i giorni di ognuno di noi, l'universo gli dà un'opportunità e gli fa, diciamo, gli pone questa sfida assieme a un gruppo di suoi coetanei, dei ragazzi studiosi di fisica quantistica, di misurarsi con la società del suo tempo, di sfidarla e di ritrovare la sua vera identità. L'identità della società? O la sua vera identità di sé, la sua personale identità. Il racconto si snoda fra Bologna e Milano, che sono le città in cui lui studia e si laurea in storia, e per poi spostarsi a Gerusalemme e nel deserto della Giudea, dove la storia si tuffa, diciamo, nei misteri, nelle affascinanti leggende che ruotano attorno alla cultura ebraica e ai tesori di Re Salomone, alla Cabala. Ed è un racconto che si legge come un'avventura mozzafiato, piena di imprevisti, inseguimenti, colpi di scena, e che lo rendono, insomma, diciamo, anche piacevole, credo. Questo viaggio che Alef intraprende sarà per lui anche un profondo viaggio interiore, una sfida con se stesso che lo porta appunto a cercare di a essere quasi costretto, insomma, a ritrovare un po' queste intuizioni di cui lui era dotato fin dalla primissima infanzia, fin dalla sua adolescenza, e che aveva appunto negato profondamente per conformarsi, diciamo, un po' a quelle che erano le richieste del mondo in cui vive. E quindi anche, diciamo, un percorso evolutivo che lui percorre, ed è anche questo il tema principale del mio romanzo. La capacità, diciamo, di prendere coscienza dei condizionamenti che la società ci pone. Questo forse andare oltre. È molto importante in questo periodo, perché data le problematiche legate alla reclusione, alla quarantena del Covid, i ragazzi in alcuni casi hanno sofferto di questo. Si è parlato della difficoltà dei ragazzi nell'affrontare questa nuova problematica così impattante su di loro. Quindi il tuo libro viene a collocarsi in un momento critico, ed è interessante perché è comunque una sfida del protagonista nei confronti delle problematiche sociali esattamente di questo futuro prossimo, che però già quest'anno ci ha posto una sfida abbastanza sconvolgente. Sì, infatti trovo che io l'ho scritto prima, insomma, del Covid, di tutto questo, diciamo, questa situazione che si sta creando, però devo dire che sicuramente è quasi stato un sogno premonitore, nel senso che, anche se nel mio libro non c'è nessun virus, però comunque, diciamo, che si creano delle situazioni, diciamo, in cui gli individui si trovano pressati, comunque costretti in una situazione che è molto soffocante, una situazione di vita molto soffocante, e quindi diciamo, questa esigenza di sfuggire, di ritrovare, insomma, se stessi, la vera personalità, per poi seguire quella scintilla divina, insomma, che è dentro ad ognuno di noi e che, se la individuiamo, la seguiamo, possiamo fare un cammino che sia più confacente, più in linea, diciamo, con quello che poi è il nostro vero, sono i nostri veri talenti, le nostre vere abilità, e quindi seguire il nostro vero destino. E quindi è un distopico, come l'hai detto tu prima, però un distopico
fiducioso, perché il distopico normalmente la letteratura distopica è profondamente pessimista, insomma, però tu parti da una difficoltà però il tuo protagonista sviluppa le capacità per superarla, la difficoltà. Sì, adesso chiaramente non posso svelare ogni cosa del racconto, però diciamo che c'è questa sfida e il ragazzo, insomma, dovrà affrontarla. E nella sua, e come ho detto, il tema principale è proprio questo, cioè quindi la capacità di guardarsi dentro e poi di riuscire a sfuggire, diciamo, ai condizionamenti per poter essere veramente se stessi. E nel suo destino, appunto, c'è questo incontro sconvolgente che lo lascerà estremamente impressionato e impaurito anche. E riceverà un messaggio composto da simboli e lettere ebraiche a lui sconosciute, sul quale dovrà studiare come storico, e questa curiosità, nonostante le paure, lo porterà a fare una ricerca, quindi a ricercare un manoscritto, un antico manoscritto e una profezia antichissima appartenuta all'epoca essena, e una profezia che ha un grandissimo potere trascendente. E il governo, conoscendo il leggendario potere trascendente di questa profezia, farà di tutto per impossessarsene e per utilizzarla per i propri fini, che sono poi sempre fini, diciamo, un po' legati al potere e al denaro, e anche cercare di distruggerla per evitare che la presa di coscienza, diciamo, e la nuova visione della vita che il suo ritrovamento può generare, e quindi cambiare le sorti dell'intera umanità. Viene fuori un romanzo su vari livelli, quindi anche di spionaggio, comunque di intrigo, esatto. Di intrigo politico, quindi presenta anche questa caratteristica, sì, esattamente. Che dà un ritmo più incalzante. Esattamente. E niente, quindi per concludere la mia presentazione vorrei leggere una bellissima recensione che è stata fatta al mio libro e che mi ha molto emozionato, e quindi l'ho portata con me e se posso la leggerei, ed è questa. Grazie Susanna per la pubblicazione del libro La lettera Aleph e l'antico manoscritto esseno. Grazie per aver avuto il coraggio di affrontare un tema così importante con tanta creativa leggerezza. Una leggerezza che non è superficialità, al contrario, è sapienza in gocce di luce. È stato bello, leggendo, capire che tante situazioni del tuo romanzo semifantastico sono estremamente reali. Il tuo libro testimonia con sapiente umanità che sta nascendo una nuova coscienza, quella che tutti noi speriamo di abbracciare presto per evolverci e proteggere il nostro meraviglioso universo. Bello, io con queste meravigliose parole vi saluto e volevo anche ringraziare Maria Giovanna per questa bellissima recensione e ringraziare l'editore Vito Manduca e Daniela D'Agosto con la casa editrice ed edizioni, che hanno creduto in me e hanno pubblicato il mio libro. E poi vorrei anche invitare tutti i lettori che vorranno leggere il mio libro a mettere una recensione su Facebook, che leggerei con veramente grande piacere. Grazie, grazie veramente Susanna, sei stata molto spontanea e hai messo tutta te stessa in questa presentazione. Grazie. Siamo arrivati alla fine di questa serata. Abbiamo visto tanti autori, tante autrici, ed è stato un piacere conoscere persone del nostro territorio che hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco dopo aver avuto il coraggio di scrivere un libro e di pubblicarlo. È stato una sorta di gioco, di presentazione di sintetica della loro, delle loro opere. Però sarà l'occasione, è stata solo un'occasione per conoscerli, ma ci darà la possibilità di rivederli in altri momenti con più tranquillità, approfondendo ciascuno di loro, perché penso che ne valga la pena. Per questa serata quindi ringraziamo l'occasione
che c'è stata, e in particolare il comune di Castelmaggiore, Condimenti Off e tutti voi che ci avete seguito. Buona serata.